Ciao a tutti neoscienziati e neoscienziate, oggi tratteremo di un esperimento e grazie ad esso potremo capire il pH di alcune sostanze. E sfrutteremo il succo, un infuso, che poi creeremo, della cavolo rosso. E tramite questo infuso creeremo appunto questa sostanza con un pH neutro e grazie al suo colore, che inizialmente sarà viola, quando verrà a contatto con alcune sostanze acide o basiche cambierà colore. Nel caso delle sostanze basiche diventerà più verso il blu, verde e addirittura giallo, mentre invece per quelle acide andrà più verso l'arancione e il rosso. Ma parliamo di cosa fa cambiare il colore appunto all'infuso che abbiamo creato. Quello di cui stiamo parlando sono le antocianine. Le antocianine fanno parte appunto del cavolo rosso, ma non solo. Anche di molta altra frutta e verdura, tipo le more o le ciliegie. Esse sono formate da antocianidine, che sono presenti 23 in natura, e le antocianidine, quando si legano a un residuo zuccherino, praticamente tramite questo legame si formano le antocianine. Le antocianine sono più di 500, proprio perché i legami possono essere diversi. E la parola antocianina deriva da antos, dal greco antos, che significa fiore, e chianos, che significa blu. Grazie a questa proprietà delle antocianine possiamo capire, in base alla variazione del colore, più o meno indicativamente qual è il pH della sostanza, perché ci sono dei metodi molto più scientifici. Ma noi oggi stiamo parlando di un esperimento che si può fare tranquillamente a casa con tutti i materiali. Ora parliamo dei materiali. Siccome questo esperimento è molto semplice, si può utilizzare tranquillamente una comune pentola per fare l'infuso, al cui interno poi verrà messa l'acqua con il cavolo rosso, dei bicchieri, possibilmente più stretti possibile, così si noterà meglio la variazione del colore. Poi abbiamo uno scolapasta più grande, e grazie a questo scolapasta potremo, diciamo, levare il grosso dall'infuso che abbiamo fatto, e uno scolapasta più piccolo per levare le parti più piccole, che invece probabilmente rimarranno, per cercare di rendere più puro possibile l'infuso che otterremo. Per travasare tranquillamente un mestolo e poi una bacinella più grande dove lasciare raffreddare il nostro infuso, perché sicuramente non potremo agire subito, visto che comunque la variazione di calore potrebbe far crepare o addirittura rompere i nostri bicchieri. Poi, un'avvertenza: se deciderete di fare questo esperimento a casa, potrete stare tranquilli a meno che utilizzate qualche acido o base davvero forte. In questo caso potrebbe essere controindicato utilizzare dei bicchieri, ma qualcosa di più scientifico. Oltretutto, l'esperimento andrebbe fatto utilizzando delle quantità perfettamente uguali, solo che non avendo appunto la possibilità noi di valutare il volume del liquido che stiamo mettendo, potremo andare a occhio e quindi magari ci sfuggirà quel qualcosa in più che andrà a cambiare le percentuali di soluto e solvente. E ora, dopo esserci muniti di sostanze da esaminare, tipo il limone, il vino, eccetera, andremo a farvi vedere l'esperimento. Oggi siamo qui per presentarvi un esperimento che servirà per valutare in maniera abbastanza scientifica il pH di alcune sostanze. Come sostanza iniziale abbiamo scelto un infuso fatto con la verza e grazie a questo, miscelandolo con poi queste sostanze che abbiamo qui, tipo caffè, limone, latte, eccetera, vedremo la variazione del colore. E in base a questo capiremo il pH di quello che stiamo analizzando. Quindi adesso, avvalendoci di un imbuto, andremo a versare questa sostanza in tutti questi bicchieri. Molto importante il fatto che in questo esperimento si può fare anche con dei materiali e degli oggetti che abbiamo in casa. Quindi, ad esempio, ieri sera abbiamo ottenuto questo, mettendo a bollire in una padella con l'acqua, appunto la verza, che poi ha rilasciato il suo colore fino a creare questa sostanza. Adesso andiamo a versarla nei bicchieri. Ok,
ora abbiamo quasi finito e tra poco incominceremo a inserire le nostre sostanze. Ora iniziamo col caffè. Poi ora mettiamo il limone. Questo già è più evidente il cambio di colore. E come possiamo vedere è diventato più sul rosso. Poi il latte. Ecco. Ora l'aceto. Molto simile al limone. Vino. Poi succo di mela. Ok, ora passiamo a Coca-Cola. Bicarbonato di sodio. Birra. Interessante. E questa è acqua gassata. Per ultima la candeggina. Questo è il caffè. Il colore è diventato leggermente più sul marroncino. Per il limone siamo passati una tonalità verso il rosso. Invece il latte ha fatto diventare viola. Poi molto simile per aceto e vino, ma anche per il succo. La Coca-Cola invece è molto più simile al caffè. Il bicarbonato di sodio l'ha fatto diventare di un blu, mentre la birra e l'acqua l'hanno lasciato più sul viola. Invece la candeggina l'ha fatto diventare giallo. Quindi niente, metteremo anche il pH di tutte le sostanze di fianco. Speriamo che il video vi sia piaciuto e torneremo prossimamente con un altro esperimento.